sarà, sarà, dai, vedremo. Finché al migliore, basta. Per noi è davvero un piacere, un onore ospitare questo premio anche quest'anno. Nicola Cavaliere, il direttore di Gazzetta Regionale. E ti ringraziamo, ringraziamo tutti i ragazzi che hanno partecipato e tutti i presenti. Stefano Citrelli, classe 2000, centrocampista dell'Atletico Vescovio. Poi abbiamo Natil Cristini, 1999, difensore del Palestrina. Mauro Jacobelli, sempre classe 2000, centrocampista dell'Unico Mezia. Poi abbiamo due portieri, Leonardo Pancotto, classe 2000, portiere del Civitavecchia, e Tiziano Siccardi, 1999, portiere del Tivoli, della Tivoli. Buonasera a tutti, mi sono presentato al campo e mi hanno fatto partecipare, quindi tanta tenacia. E che esperienza è stata Talento e Tenacia per te? Guarda, è una bella esperienza per noi, dai. Pierluigi Betturri, presidente del Trastevere Calcio. Mi piace poi sottolineare che Trastevere è una società sportiva che ha mantenuto vivo il rapporto col quartiere. In questo tempo di Covid bisogna remare insieme, non si può immaginare di essere sani in un mondo malato. Niccolò Guiducci. Alessio Bernardi, anche lui dopo 3 anni lascia il campo del Monte Spaccato. C'era un signore che non si fidava, insomma, tant'è che non c'era nemmeno il nome del citofono. E dopo un paio di volte che ci ha visto, ci ha invitato proprio a prendere il caffè. E chissà che non sia prossimamente un inizio anche per voi. Difendere i valori dello sport per la gloria del calcio e l'onore della mia squadra. Che abbiamo alle premiazioni. È una bella sensazione, strana allo stesso tempo e speriamo per il meglio. L'emozione è forte perché sentire queste parole, questa vicinanza dei giocatori verso la propria società è molto bello. Sono contento di essere appunto qui proprio perché la Gelosa Voglia ci permette di trasmettere i sani valori del calcio. Faccio i complimenti al presidente Massimiliano e ai ragazzi del Monte Spaccato per il bellissimo gesto per aiutare i più deboli, diciamo. Quello qui, il bomber Piero Gambale. Ma soprattutto una consacrazione del tuo campionato, della tua prestazione con il Monte Spaccato. Sicuramente ci sarebbe piaciuto vincere il campionato sul campo, però col problema del Covid ci hanno assegnato vincitore. Anche in grado di cimentarsi al di fuori del campo da gioco. La dedica Mauro Jacobelli, tenacia in campo. E questi grandi infortuni a me mi hanno formato a livello di testa, a livello nella vita e nello sport. Io talento nella vita. Tiziano Siccardi. Non mi aspettavo questo premio, sono contentissimo di essere stato premiato appunto anche per diciamo, la qualità soprattutto nella vita. Io sono molto felice di essere qui e di poter premiare diciamo, il vincitore assoluto. Tanno il testimone lo deve passare ai momenti. Che ogni domenica è chiamato a proteggere Leonardo Pancotto, il nostro vincitore. Sono emozionatissimo. Un applauso, grazie. Sì, da una parte questa notte mi sono tolto qualcosa, dall'altra mi sono restituito. Quindi grazie a voi.